Bentornati ad una nuova edizione di Alpi 7, il notiziario della Valle d'Aosta su internet e su app. Come sempre vedete scorrere in sovrimpressione gli indirizzi per raggiungerci sia da internet che da telefono cellulare. Dopo un breve stacco pubblicitario parleremo della crisi della Cogne Acciai Speciali. Restate con noi! Cesa si fa in due per servirvi meglio. In via Giorgio Elter troverete la tradizionale qualità e cortesia del ristorante Cesa. Ma per una pausa pranzo tutta speciale, vi aspettiamo al Risto Bar di Corso Lancieri 13G. Il Risto Bar è aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 8 alle 18. Al ristorante Cesa e al Risto Bar con gusto e qualità. La Cogne Acciai Speciali prolungherà di 13 settimane il regime di cassa integrazione a rotazione per circa 600 dipendenti. La crisi aveva costretto lo stabilimento aostano a ricorrere agli ammortizzatori sociali già nei mesi scorsi. Ed anche in questo inizio 2009 il calo delle vendite obbliga lo stabilimento aostano a ridurre i ritmi di produzione. Oltre alla cassa integrazione, recentemente la cassa ha anche stabilito la settimana corta per gli impiegati. Uno sciatore di 39 anni, Antonio Aldo Bertolo, è stato ricoverato lunedì 16 febbraio in gravi condizioni all'ospedale di Aosta a causa di un incidente sulle piste di Tornion. L'uomo, residente a Forno Canavese, provincia di Torino, probabilmente nel tentativo di evitare un altro sciatore, è caduto su un anello di una racchetta da sci, procurandosi la rottura della milza. Il 39enne è stato ricoverato in ospedale ad Aosta in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano ora i carabinieri di Cervinia. Con l'accusa di aver minacciato di morte la propria convivente con due coltelli da cucina, un uomo di 55 anni residente ad Aosta, Francesco Cantelli, è stato arrestato sabato 14 febbraio dalla polizia. All'arrivo degli agenti, la donna di origini argentine e residente a Torino si trovava in strada in forte stato di agitazione. Cantarelli era invece ancora all'interno dell'abitazione e ha reagito al tentativo di arresto con minacce ed ingiurie e successivamente aggredendo un agente e tirandogli contro una sedia. L'uomo è stato quindi fermato e portato in questura, ancora in evidente stato di alterazione, ed è stato arrestato con l'accusa di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata, ingiurie e rifiuto di indicare le proprie generalità. Sono stati processati per direttissima e hanno patteggiato 5 mesi di reclusione ed una multa di 150 euro. Due uomini di 30 e 27 anni arrestati nella notte tra il 12 ed il 13 febbraio a Charvenceaux per furto. Sokol Doxa, 27 anni di origini albanesi e residente ad Aosta, e Flavio Bruno, 30 anni di Nus, hanno rubato in un bar di Planfelina una macchinetta cambiasoldi con all'interno circa 300 euro. È stato titolare del locale ad informare i carabinieri dell'avvenuto furto e subito sono iniziate le ricerche. I due sono stati fermati e quindi arrestati alcune ore dopo a Brissogne. Nella loro auto è stata rinvenuta la rifurtiva ed alcuni arnesi utili allo scasso. Torneremo con altre notizie, ma solo dopo un brevissimo stacco pubblicitario. La tua azienda su aostaoggi.it. Un pensiero vincente per un risultato immediato ed efficace. Aostaoggi.it è il più letto notiziario quotidiano online della Valle d'Aosta. Aostaoggi.it è sempre nei primi posti su Google, cercando le news della Valle. Aostaoggi.it entra nelle case della Valle d'Aosta insieme all'immagine della tua azienda. Non aspettare, le idee vincenti si prendono al volo. Contattaci agli indirizzi in sovraimpressione e da oggi anche la tua azienda farà parte di un'idea vincente. La zona di Corso Lancieri è attualmente la più viva della città di Aosta.
Nel giro di pochi mesi sono spuntati condomini ed attività commerciali di ogni genere e da periferia poco frequentata, Corso Lancieri si è trasformato in un quartiere in piena espansione. Il comune ha già aperto un parco pubblico e sono allo studio alcune soluzioni per adeguare la viabilità alle esigenze attuali del traffico. Neve e ghiaccio non hanno però atteso. Alcune delle strade che conducono ai condomini e dalle attività sono ridotte allo stato di un campo minato. Cemento sgretolato, buche profonde e dissesti della sede stradale garantiscono agli intrepidi automobilisti la possibilità, forse non proprio gradita, di esercitarsi in uno slalom e gincane. Il tutto per non fare troppo felici i meccanici. Due rotatorie, un'autorimessa, campi sportivi, fiori e staccionati in legno, Breuil Cervinia si rifà il look attraverso due progetti mirati ad ampliare e migliorare l'offerta turistica. Le opere sono state presentate dall'amministrazione di Valtournanche alla cittadinanza nel corso di un incontro pubblico. I lavori complessivamente prevedono un impegno di spesa di 16 milioni di euro e si dividono in due interventi: la trasformazione della strada di accesso alla località in un boulevard con alberi, staccionati in legno, ed una nuova illuminazione e la costruzione di un'autorimessa interrata da 458 nuovi posti auto. Sopra di essa troveranno posto dei campi sportivi per il calcio a 5, il tennis, la pallavolo ed il basket, uno skate park ed una pista di atletica di 80 metri. Con questo è tutto, rinnovo l'appuntamento a mercoledì prossimo. Arrivederci!